Ciao a tutti amici e benvenuti in un nuovo video di Hogwarts Anno S2. Io sono Falcos Gameover. Oggi ragazzi voglio portarvi una serie su Hogwarts Anno S2. Io ragazzi non vi ho portato eccetera qualche serie, ma ve lo porto con voi. Ma prima che andiamo avanti, lasciate un bel pollicione in su. Intanto ragazzi, se notate, ci sono alcuni personaggi che ho portato in alcuni recenti del mio canale, tipo Falcos, il mio guerriero Saiyan, Goseku, Falcos, la razza di Frise, Falcos, la razza di Namechani, scusate il mio... una cosa pazzesca che c'è io altri tipi, vabbè. Utabu e fine Samus del 4917, se ricordate, la guida che vi ho fatto come ottenere la nuova potere. Oggi ragazzi voglio portarvi questa serie, visto che ci vorrà un po', raga, che avevo Dagubozeta cacca. Allora, iniziamo, vediamo la razza dei Saiyan, maschio. Allora, aspetta, cavolo di questo qua. Io ragazzi, il personaggio voglio crearlo come mio papà, Ero. Non li vedo identico a Joseph, che se no lui si cazzerebbe. Allora, facciamo poi il colore degli occhi. Quelli di mio papà sono quelli di... cazzo, no, aspettate, voglio... ho sbagliato occhi, porca vacca. Ma che... scusate raga che sono un po' contento. No, scusate raga che sono un po' contento proprio. Ok, ora questi qua. Allora, dicevo i colori. E questi qua. Poi facciamo. Allora, i capelli vanno bene. E le pulire ci sono. Vabbè, non è questo naso, il tipo, vabbè, orecchie, vediamo. Ah, numero uno, perché no? Poi facciamo il colore da pelle, no? Il costume superiore, vediamo. Facciamo qua questo colore. Poi così. Colore questo qua, poi colore parte superiore, diamoli un po' così come se fossero quelli di Goku di Dokubo Super, anzi facciamo di questo colore. Allora, questo per le mani. Facciamo di questi qua. Allora, per i piedi. Ma no, pure bene. Poi questo qua per il colore. Così può andare. Poi aspetto. Allora, cazzo, i mostri vanno bene. Ah, questo è dimenticato, raga. Allora, la bocca, vediamo. No, così non può andare, vediamo. Allora, mio papà sarà... No, come Joseph. Ecco, come Vegeta, mio papà lì, sarebbe bene. Allora, così, poi. Voce per papà? No. No. Niente di che. No, ed è la voce del mio personaggio, fa cosa la razza del Cradifice. No. No. Questo è di Blaze. No. No. Sembra come quello di Ome. No. 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 Soraya. No. No. No, questo è di un tabù. Vabbè, mettiamo a numero 10.
nome Patole, no, lo chiamo Angelo, come il nome del mio papà. Perfetto, ok. Aspetta, ma facciamo una cosa con il colore della barba. No, ecco qui lo... No, così. Ma no, che cacchio di cosa ci sta bene. Allora, facciamo conferma. Mi piace combattere da vicino. Guardate, eccolo qui, mio papà. Scusate raga, l'ho appena un po' fatto un po' come quella di Joseph, tranne gli occhi e la barba che ho messo come quelli di Re Vegeta. Ok ragazzi, godiamoci la scena. Buona visione a tutti. Bellissima raga, questa è stata la mia scena preferita. Qui Goku contro Freeze su una becca, mamma, mi sto emozionando. Così il leggendario Super Saiyan ha deciso di questo davvero fuori luogo. Mamma mia, Wayu, guardate un po'. Oddio che figo Goku, lascia che... Ah scusate raga, sono troppo emozionato. Qua Xenos 2 hanno fatto una grafica pazza. Questo cambia tutto. Mamma, ci avevo fatto della rivolta e la supernova. Ammira le mie godezze. Raga, sto per piangere, ve lo giuro. Povero Badass, guarda. Pianeta Vegeta è stato distrutto da Freeza. Ridi, poi te la farò pagare. Questo ragazzi era... Cosa pegano? Eccoli qui. Dare se quel frutto l'abbia da vita, Slug e Mira. Nuovi Toki Toki, Togwa e i fini amici di Saiyan mascherato. Che in realtà raga noi sappiamo chi è, mamma mia, Dragon Ball Xenoverse 2. Mamma mia ragazzi, seppe le scene più belle raga su Dragon Ball. Eccoci qua alla Capsule Corporation. Guardate mio papà ragazzi, quanto è figo. Mamma mia, papà gli donano bene questa barba. Dovevo farlo un po' nero, ma vabbè, non fa niente. Ecco voi. Vegeta? Ecco voi. Nondo. Cosa? Ho finito la corazza d'addestramento che mi hai chiesto. Sempre il solito. L'ho realizzata con materiale speciale. Ti cazzerà come un guato rispetto a quella di prima. Proprio così. Ho realizzato una corazza di primo ordine per mio marito, che non lavora neanche. Tranne Goku che lavora nei capi. Sono proprio una brava mogliettina. E noi.
Oh, andiamo, poverino. Adesso metto, adesso metto ogni santo giorno e così per tutti sai anche strazio. Riesci sempre a farmi nervosire. Forse dovrei semplicemente organizzare una festa di compleanno. No, che sia il compleanno di qualcuno. ちょっと待てー! Missione critica. Si vola. Mamma mia, raga, che emozione. Io ragazzi continuerò a portarvi un po' qualche serie su Dragon Ball finché non avrò un po' di soldi per perdere ragazzi Dragon Ball Z Kakarot. Ecco ragazzi, sembrava un po' che stava laggando, ma vabbè. Non ha importanza raga. Io raga volevo tanto fare una partita online con i miei amici ma non ha connessione. Eccoci qui, è l'852 che è la nostra era ragazzi. Guardate la raga il Dragon Shadow, mamma mia quanto è figo. Range Star High School. Qua ragazzi piedistano del drago. Guardio, ci sono un po' debili pattugliatori, guerrieri salienti, resti tutti qua. Mamma mia raga, io sto gioco non finirò mai. Ecco qui il mio papà incontro. Ciao a tutti amici. Mamma mia quanto è figo. Ehi là, Kaioshin del tempo. Qui ragazzi ci sarà proprio da divertirsi. Tanto raga serve un po' Joseph, ma in realtà non lo è. E quello raga è il personaggio di mio papà. Mamma mia. Ci divertiamo amici. Okay, ciao, ciao a te Kaioshin. Ti è stata assegnata una missione importante con controllazioni. E c'è che vecchio, ok? Ho su comare Kaioshin del tempo e qui per darti il suo incoraggiamento. Non ti serve un atteggiamento un po' troppo freddo? No, penso. Quindi stai cercando il vecchio? Appena ho saputo che hai superato l'esame se ne ha dato via di corsa. Perché non vai a cercarlo? Senza dubbio il tuo successo lo reso felicissimo. E noi ragazzi andremo a fare delle belle missioni. Tarato raga, qua su Xenos ho sbloccato un bordello di roba, trasformazione, abilità, di tutto, vi farò anche guide. Ricordate che ho portato il bastone del potere. Poi ragazzi arriverà anche quello del Kaioken. Io mantengo sempre le promesse, porterò pure GTA. Scusate miei amici, è il mio telefono con le notifiche. Il vecchio è corso via da quella parte, forse si è diretto a quell'edificio laggiù, quel tetto celeste. Qualcuno deve averlo visto qualcosa. Prova, chiedo, vigilo, spiegati, non c'è tempo da perdere. Diventi cavallo che sei... Metà non puoi ancora usare il volo, ti ho visto volare nei dintorni. Non fammelo ripetere. Va bene, è pericoloso, vai in modo così ti prudete. Mio papà è sempre molto prudente. Devi ottenere una patente di volo prima di poter volare in cieli di Conto City. Va bene, raga sappiamo tutto un pochino. Schizziamo. Altro raga, ecco qui raga. Guardate anche mio papà quanto cavolo è strafico. Tra l'altro raga quasi mi dimenticavo di salutare i miei cari amici Ion 67, Sharon 33,
il mio amico Piero GG22 Riccardo 07 e ovviamente Emas Charel. Voglio anche salutare Max Gaglio che mi ha dato sempre buon supporto, raga. Iscrivetevi al loro canale che dovete lasciargli un bel pollicione in su. Alzate amici e mani nel cielo per dare tutta la forza. Forza ragazzi. Ok ragazzi, andiamo, let's go. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al mio canale se volete che vi porti la serie su Xenoverse. Allora, come stai? È successo qualcosa? Stai cercando il vecchio Caio? L'ho visto camminare questa... Vabbè, non doveva andare laggiù. Andiamo. Ecco qui, raga, la nuvola Speedy. Konnichiwa. Chikori. Ragazzi, schifo un po' perché ragazzi abbiamo già visto un po'. Mamma mia, è un mini da razza di qui, sempre tunnel. Ed ecco, vedete, paracadato. Andiamo laggiù. Lasciamo qui. Aspettate un minuto. Ok, andiamo. E a tutto andare. Siamo quasi arrivati. Ciao vecchio Caio. Sei in ritardo, cosa hai fatto in giro tutto questo tempo? Ti stavo cercando, sì. Stai andando a colpa a me? Sì, ovviamente, sì, scusa per l'offesa. Attribuire i tuoi fallimenti agli atti e da insolenti. Ma va, ha parlato. Ascoltami bene, ti è appena stata insegnata una missione molto importante. È una grande onore solo un altro guerriero d'elite prima di te ha avuto questo compito. Dovrei viaggiare diverse ere in cui si sono verificati i cambiamenti della storia e correggere gli errori. Hai ancora molto da imparare, per prima cosa dovresti fare tesoro delle esperienze di chi ti ha preceduto. Quando cambia un evento della storia diventa più facile e si verifichino ulteriori cambiamenti. Per questo bene, puoi andare. Ehi tu, aspetta un attimo, chi si vede che riuscite a tempo? E io che stavo giusto per prendere in mano le redini della situazione. No proprio, non c'è bisogno di tanta ostilità. Sono qui per condividere la mia esperienza in materia di combattimenti. A caso, va bene. Allora ragazzi, prima che noi andiamo, mettiamo gli abiti a mio papà. Mamma mia, qua c'è tipo. Allora, papà gli metto la carica massima, poi gli metto la... E li metto a mio papà. Ah, ecco, ci sono per mio papà, li metto, vediamola, aspetta. Ecco, la canna che io credo è qua, per poi... Aspetta, raga. E poi li metto la... E dove stava qua la raffica energia massima potenza? Ah ecco, poi mi metto la guardia delle scelte e trasformazioni, la dovete ne ho tutte, super saiyaka, ok, potenziale le liberato, super vegeta, super saiyan blu, super saiyan del futuro e super saiyan blu evoluto. Allora, poi penso proprio che li metto a mio papà la mia direzionale, forse non è il caso. Facciamo una cosa, aspettate. Allora, li vorrei mettere a papà. E facciamo che li metto a papà il cannone Garic. Poi questo. Mettiamo lì a papà che li posso mettere. Thank you.
Ma sì raga, mettiamoli le luce, le catenazione, ecco qui. Ovviamente raga, con la storia partiremo anche mano a mano, allora raga, io li metto il Kaioken. Più la tua aura è più potete, quando ti trasformi è più efficaci. Sono i potenziamenti, ma resistere sarà molto difficile, per cui fai attenzione. Intanto raga, mio papà li metterò per bene il Kaioken. E poi basta? Sì, può andare. Oh, un attimino, quasi mi dimenticavo. La super anima come una pilla. Li voglio mettere a papà, li metto lì. Mettiamoli come un'ultima cosa. 40 tonnellate, grazie. Ok, giusto. Data che il tutorial lo so a memoria. Vai papà, tu a temporare. Ok, andiamo. Ragazzi, questa serie sta pazzesca. Ho messo alcune mosse a mio papà che forse gli andrebbero bene, a parte che forse la Kamehameha per 4 gli consuma molta energia. Che raga, più lo carichi, più danni li puoi fare. Eccoci qui, era 761. Ah, questo è il mio scopo preferito, calco quella di... Ecco qua. Mamma mia, attenzione, riesce a fare la schivata. Piccolo! Bevo, dove sei, Radish? Arriva mio papà, il guerriero Saiyan. Che per favore, papà, non mi fare fare brutta figura, vatti da mio maestro Goku. Dai papà, mettiti i piedi e dagli una batosta, Radish, che non si dimenticherà mai. L'agua è il pattugliato regalatico, sconfiggi Radish. Hopla. E non mi traga di dargli una bella lezione. Vai papà, danno meglio che per quanto. Vai, pratica energia massima potenza. No, bravo papà che l'ha messo poi gioco. E il risultato che ha dotato buono. Avanziamo di livello 3. Mamma mia raga, che bomba. Guardate, il cannone dell'anima speciale è stata una delle mosse che mi sono piaciuto in nota da Agubo. Così ragazzi, il nostro eroe Goku si sacrifica per salvare questo programma. Junior, mio papà è qui. Goku è una cosa strana. Com'è possibile che Junior non riesce a percepire l'aura di mio papà? Ma vabbè. Ah, forse sta trattenendo, ecco perché. Oh mio Dio, raga. Guardate che abbiamo qui. Thales e Slug ci hanno spiati.
di Ricchiunazzi. Raga, non ho usato il Kaioken perché non avevo voglia di consumare vigore. A parte che c'avevo, ecco, l'etata in azione di Krillin che si può ottenere con l'allenamento con lui, ma non c'avevo voglia stesso di speccarlo. Te la sei cavata bene, ottime mosse, grazie. Ah, patetata. Karapat, Goku e Piccolo sarebbero morti senza di te a proteggerli. Il tuo compito è correggere qualsiasi incongruenza si presenti nella linea temporale. Questa volta è stato facile, ma le battaglie che ti aspettano nel corso della storia saranno sempre più impegnative. Quindi continua ad allenarti perché solo i più forti possono correggere la storia. Ma poiché il tuo maestro è uno dei Kaioshin, il più gamba di tutto l'universo, non c'è molto di cui preoccuparsi. Ascolta i miei consigli e vedrai che prima o poi. Sì, abbiamo capito, non c'è bisogno di tutto questo Scusate, Agan. Pane girico vecchio. Scusate, Agan, ero troppo emozionato, vedo un altro. Eccola qui. Ciao, Kaioshin da tempo. Stammi a sentire, Kaioshin da tempo. Ho circa 1000 anni più di te. Non sono. Non posso poi così vecchio. In effetti, chiunque può chiamarti vecchio, no? Ma cosa dici? È detto di chiunque ti chiamerebbe vecchio. Avevo ragione. Non cercare nemmeno lontanamente di paragonarti a una ragazza adorabile come me. Pensi di essere adorabile? Dove lo trovi un capello per coprire quella testa così grossa? Usare vecchio caio. Ma che cazzo lo stai dicendo? Oh, scusate un attimino, raga, di nuovo i messaggi. Non ci pensiamo più, andiamo avanti. Dai, è tutto per ora, ci sentiamo più tardi. Avrai provato una noia mortale a pugliare di sentire i suoi discorsi, dico bene. Ti accompagno fuori, prego, da questa parte. Ok. Ehi, aspetta, non puoi andare subito così avanti. Zii, che possiamo farci? Come dico ogni tanto, ragazzi, non si può farsi niente, vecchio Kaio. Comunque, ragazzi, avete visto che voce avevo messo al mio personaggio, ma vabbè. Scusatemi un attimo. Scusate ragazzi se ho chiuso il microfono, ma stavo per starnutire e sto bene. Ok, andiamo con sti caricamenti. Grazie. Un altro po' stanuto mi farà perdere corde vocali. È successo tutto quando Toki City era conosciuto come Toki Toki City nel primo Xenos. La città è stata messa in pericolo da una persona malvagia che ha stravolto il tempo. Un eroe si è fatto avanti per salvare la città. Anzi, per salvare l'intero universo con tutta quanta la sua storia. La storia che hai corretto era già stata salvata da questo eroe un tempo. Guarda, ecco l'eroe. E noi ragazzi sappiamo chi è l'eroe. Sono ragazzi che non ho giocato al primo Dokuba Xenos, ma conosco a memoria la storia. Se l'avevo comprata prima di Xenos, ci avevo giocato, avrei trasferito i dati del mio personaggio Bagos. E voi a questo punto avreste visto com'è. Mamma mia raga, sarebbe stato bello vederlo. No, per niente. Dato raga, vi faccio vedere lo stesso quale eroe ho messo del mio personaggio Fakus. Raccogli le medaglie finché compra qualcosa nel negozio, sì, ragazzi. Quello raga, credo proprio che il personaggio grazie. Allora, non è stato un passaggio. Vabbè. Ha pensato che te. Lo so già. Allora raga, prima che termino un po' questo episodio, io ragazzi vorrei terminare un po' questo episodio prima di chiuderlo. Porca paletta. Yo, cosa? Mi
stato sproprio, vai e di portali e sedia. Ancora Pichino. Grazie molte e andiamo avanti. Anzi, prima che andiamo, tolgo il Kaioken che se no mi spa di vigore e li metto a papà i Super Saiyan. Hi. Ciao, ciao zii. Zii, non hai ancora visto la forza come quella di mio papà. Ancora. Raga, scusate raga, ma modelli di YouTube con ste live, io ragazzi neanche le posso fare. Ma vabbè, non ci sono ragazzi. Papà, vai. Vai papà! Super Saiyan! Mamma mia, quanto è figo mio papà proprio! Vai papà! Rapite nel suo massimo potenza! Vai papà, ci sei? No, non è ancora andato! Bravo papà! Mamma mia, che bel cazzone! Accorta papà! Ecco qui raga, mio papà! Che gli apri due come una coccia quella. Livello 6 di già. Perché raga, ho messo la super anima a mio papà. Ci sta, no? GG. Prima ragazzi che vorrei concludere l'episodio, andiamo a farci una missione paradella. E vabbè, sta mancando tocca a spare. Com'è il tasto che si può accettare? Ah, ho capito, ecco qua. Ecco qua ragazzi, qui Tasperda e Drago. Allora, andiamo a farci una bella cucina paralela. E ci metto qui. Fino a che andiamo avanti, raga, mettiamo gli attributi a mio papà. Allora, mi metto tre per Laura. E mettiamoli, vabbè sa così c'è molto e vado, andiamo, diventa pattugliatore temporale e andiamo avanti. Allora ragazzi, ci sono alcuni personaggi già sbloccati da un po' di tempo su Xenos, qua Jaradi, Snap, Vegeta, Saitama che fa schifo, Tenshin, Infili, e non dimentichiamoci anche il gioco, tutto da pattugliatore galattico. Intanto già prima che andiamo, guardate i personaggi, Bacos, pure l'abilità un attimo che vi faccio vedere, dei miei personaggi, vedete raga, li ho fatti per bene. Allora, intanto prendiamo mio papà, poi Goku, e facciamoci Vegeta, questa versione Scouter. Diventa pattugliatore galattico, completa la prova del vecchio Kaio. よし、よし。スカウターの隊員としての心構えをみっちり教えてやるぞい。では、基本から始めるぞい。わい、パパ、スーパーサイヤ。スカウターを使ってみるんじゃ。アイテムがたくさん落ちておるのが見えるはずじゃ。こいつを拾ってみ。え、わべ、そうじゃ。 Dato che vorrei capire una cosa, ma perché vecchio Kaio di livello 1? Vabbè, lasciamo stare. Ecco, preso. Vabbè, come ragazzi le buone capo. E si apre il portale. Con
con te, Costa. Vabbè, raga, andiamo, let's go. ならばまたスカウターを見てみ、ここには仲間がおるはずじゃ。Vabbè raga, torniamo a male, tanto ne arriva adesso. Nante cotta, caore torzo! Vum, sanna toki wa omae san ga taskete yare! Ato, nekun ga caore te shimatta toki wa... Raga, se fate le una cosa... Assisto o tscatte mikata o oi ste yaru to yoi zo! Vedete un po' di vita. No, metto un po' la capsula. Ma che ci matta! Raga, e le una cosa, ti ho dato un po' di metà vi. Nanika, iana ki ga mada kocci ni mukatte kiteru zo! Vediamo chi sono. Il Saitama, vediamo. Dai papà, non li mascare. La pica di Gemma, sono a poter. Sono loro. Ah, vabbè, dai. スカウターを使えば隠れている敵も探せるぞい。使ってみるんじゃ。あ、キャッピャーもラガーよ。でもピストリーまたラピカイチェマスマトテAddi. Ecco il live pattugliatore. Andiamo a fare. Sì, lo so, grazie. Konnichiwa. Sì, fai venire un pochino la nausea, se c'è un pezzo abbiamo. Ai canegali, vada per qua. Vabbè. Vai papà, vada glielo. Vai papà, sono meglio che per 4. Che per 4. E poi lo stomaco. E giù. Ah, ma perché poi la tua. Scusate raga, quest'ultima volta che farò sbaglio, promesso. E abbiamo il ciotro a tagliare che fa sempre schifo. Ok, conclusione. そこにおる敵はすべて倒したようにやの。ババイワイユ、それはフォクスよ。また何者かがこっちに向かってるぞ。この木は…ババイラガーツヤスメット。キャッチェペッシオビアメット。そういや、天津飯さん。ガンチさんはお元気ですか？彼女のことを俺に聞かれても困る。どうしたくない？お前と戦うのも久しぶりだな。俺の手加減はなし。あいつが相手か。ああ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 笑わせるぜ。じゃあ、マパディアとガチやね、パパ。天界一武道会を思い出す。次はどっちが勝つかな。よしよし、まずまず。ダベロニアテマール、ペケノチュニシェメ。ま、どういペデペイクーロ、ベキョカヨ。ま、のファミリー、な、ま、のファミリーだけメイヨ。ペドゼッタ。アップラ。
sistema, raga, sono una rottura. E sa meglio che vedo qualcosina. Pure. Raga, vi giuro, se un'altra volta fanno questi cazzo, allora sì, i messaggi mi metto proprio a bestemmiare. Ok. Baldaura. Ok, ragazzi, credo che il video si può pure terminare qui, raga. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, raga. D'accordo, amici miei, io concludo qui l'episodio. Se il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al mio canale se non avete ancora fatto. Ciao, ragazzi. Sì. Scusate, raga, che sono un po' stanco e mi devo riposare. Comunque, ragazzi, come vi dicevo, se il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al mio canale se non avete ancora fatto. Premete la campanella delle notifiche. Seguitemi su Instagram, sull'app PlayStation. E seguitemi anche, ragazzi, su Telegram. Quindi, ragazzi, noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti!